della serie prendi in carta e porta a casa, un successo non c'è dubbio di inestimabile valore ma estremamente sofferto, frenesia, errori tecnici e palloni banalmente persi in uscita, tante le occasioni concesse ai toscani, finale all'insegna del pathos, salvataggio sulla linea di Frascatore come un gol fatto, il palo colpito da Nocciolini, insomma biancazzurri fortunati. Perplessità sulle scelte di centrocampo rispetto al predecessore, Zauri ha cambiato le posizioni, Play Pontisso che in realtà non era al meglio, Pompetti e De Riso interni, non un granché. Nel 4-3-3 il play puro è Pompetti più di Pontisso. De Riso sarebbe perfetto da schermo, così come impiegato da Uteri, con caratteristiche naturalmente diverse. Di una cosa siamo certi, a prescindere dalle posizioni, questo è un centrocampo che va piano. Diverse le cose da rivedere, ma Zauri ha diretto solo 4 sedute di allenamento. Non può avere, come tutti coloro che subentrano, la bacchetta magica, è appena arrivato in poco tempo, deve lavorare sui difetti e ereditati e possibilmente correggerli. Il solito gol subito a difesa schierata, un film già visto. Dopo aver perso palla in fase di postazione, lasciando nello sviluppo dell'azione un avversario tutto solo in area. In fase di non possesso non c'è compattezza tra i reparti, questione di distanze, altro limite a cui la squadra ha fatto fatica ad ovviare in realtà dall'inizio del campionato. Difendersi bene per ripartire meglio negli spazi è un'opzione nelle corde di questo Pescara. Può tornare molto utile, come è accaduto nei due gol realizzati contro il Grosseto. Il miglior Dursi della stagione, il fedelissimo di Auteri, è stato a lungo deludente, ma il più bravo alla prima di Zauri. Un gol, un assist, giocate importanti, accelerazioni e un provvidenziale recupero su Arras. Perfetta l'intesa con Ferrari, autore di una rete di pregevole fattura tecnica. Il campionato l'italo-argentino è arrivato a quota 16. Si tratta della nona vittoria all'Adriatico, in totale la 16ª, ottava col verdetto di 2-1. Era già successo contro Carrarese, Olbia, Siena, Ancona Matelica, Grosseto, andata e ritorno, Fermana e Montevarchi. Giovedì prossimo, ore 21, impegno sul campo della Pistoiese, quintultima a meno 4 dalla salvezza diretta. Tra i biancazzurri certe le assenze di De Riso causa squalifica, Zappella per infortunio, il nazionale delle Monache e Memuscei. Da valutare Pontisso, Ingrosso e Rauti. Insomma, da centrocampo, uomini contati.